poiché per motivi di sicurezza si chiuderà, diventerà pedonale un'ampia zona del centro storico della città, il comune, in particolare ANM, sta facendo un grande sforzo organizzativo. Per cui fino alle 14 tutti i servizi bus metropolitana funicolare saranno i soliti. Dopo le 14 parte un servizio speciale della linea 1 e delle due funicolari che lavoreranno tutta la notte, quindi non ci sarà una cosiddetta una non stop. La linea 1 farà una tratta ridotta fino ad Apicino, fino a Dante, che comunque copre anche il centro storico, in modo che ci potrà essere un treno ogni 5 minuti e mezzo. Tutti gli 8 treni saranno funzionanti e anche le due funicolari saranno aperti anche i parcheggi di interscambio, quindi i cittadini potranno arrivare con le automobili nei parcheggi di interscambio e avranno la certezza che poi la metropolitana funzionerà sempre, e gli spostamenti interni anche con le funicolari. È un grandissimo sforzo organizzativo, anche finanziario, del Comune di Napoli. Quindi davvero devo ringraziare la dirigenza di ANM, i lavoratori e tutte le sigle sindacali che hanno intensamente lavorato in queste ore per trovare l'accordo. Naturalmente, è un accordo poi replicabile in altre occasioni, anche il 4 giugno.